Il fatto che siamo quattro amiche da qualche parte darà un carattere a questa lettura. Lo spero e lo credo. Poi in pratica è stato tremendo. Questa è veramente una delle cose più difficili che abbia mai fatto. È bellissimo leggere, faticosissimo, perché come dice, scopri un sacco di cose di te. È diverso da recitare su un palco, è diverso da recitare al cinema. È bello, è molto bello, se hai il tempo, lo spazio come questo di farlo. È bello, come dicevi, leggere appunto testi di altre donne, è bello farlo insieme a altre donne attrici, come in questo caso. Ho amato molto il libro di Francesca Marciano e perché condivido l'esperienza con, appunto con delle amiche, per cui è sapere di ritrovarci insieme in un cofanetto Emmons è piacevole anche da questo punto di vista. Sono innanzitutto delle mie care amiche, poi sono state anche delle prime lettrici del libro, quindi diciamo che ognuna di loro comunque ha letto il libro, me ne ha parlato molto tempo prima che pensassimo di fare questo audiolibro, quindi sapevo che anche loro avevano un rapporto con questo testo personale, più che invece che professionale, quindi ci tenevo che fossero loro a leggerlo anche per questo. Non solo i racconti che ho letto, ma un po' in tutti i racconti, no? È come se a un certo punto c'è la stessa cosa che succede, la vita ti mette di fronte a un evento, a un fatto violento, da cui non puoi più tornare indietro, da cui ne esci trasformata. E i personaggi si ritrovano davanti a un bivio, no? Se in qualche modo lasciarsi prosciugare e sopraffare da questo evento oppure riemergere rischiando anche e diventare nuove persone. Una serata indiana, c'è cioè una coppia, però una coppia che soltanto quando è lontana da ciò che è familiare capisce che un matrimonio di 16 anni o 20, non mi ricordo, è in realtà un'impalcatura così fragile che loro distruggono nel giro di un quarto d'ora. È il desiderio di una donna di appropriarsi di un nuovo luogo dove ricreare la sua vita da sola dopo, alla fine di un matrimonio. E appunto, e reinventarsi, forse quello è un racconto anche abbastanza ironico. Mi piace anche, voglio dire, a volte che questi personaggi si prendano in giro anche un po' da soli, per cui direi che, detto tutto quello che ho detto, un aspetto che per me è importante è anche quello dell'ironia che comunque percorre molti di questi racconti. Traveste la malinconia, l'amarezza, una specie di inquietudine, di nostalgia, di spaesamento, però le traveste con questa appunto leggerezza, con questo divertimento quasi, no? E quindi ti ritrovi ad amareggiarti senza accorgertene. Leggi pensando che ti stai divertendo e poi finisci il racconto. E sei dispiaciuto. Questa è una cosa potente. Non è possibile, stava dicendo il marito. Perché no? C'è questo sentimento che la vita ci è in qualche modo a volte ci arriva come un pugno addosso, però è sempre pronta poi con una rete sotto a sostenerti nel momento in cui tu decidi di compierlo questo atto di trasformazione, ecco. Molte di loro sono dei personaggi femminili che sono decisi a conquistare un territorio. Vuoi che sia nel primo racconto una ragazzina che si appropria di un'altra lingua, per diventare un'altra persona, in qualche modo anche per reagire, a una situazione dolorosa, l'idea di reinventarsi è qualcosa che l'attira perché è un suo modo per scavalcare il dolore. Sono rimasta affascinata dalla capacità di Francesca di sostenere un racconto come dei racconti ottocenteschi in cui c'è anche il plot che ti seduce, che ti prende e dalla cosmogonia che riesce a determinare in questo libro di situazioni geografiche realmente, perché si va dall'India a Lecce, al Salento, ma geografiche anche
in termini più profondi, c'è una geografia dell'animo umano che si estende e si frammenta in dimensioni diverse. Questo lo trovo seducente e interessante.